Da, mi nastavljamo dalje sa sadržajem emisije za Beograd i u narednih nekoliko minuta najavljujemo jednu veoma interesantnu izložbu. Naime, povodom 90 godina ambasade Italije u Beogradu, 14. juna, bit će otvorena izložba pod nazivom Sjaj velikana italijanskog dizajna. Tim povodom danas sa mnom u studiju poštovana Paola Cordone, ona je zamenica direktora Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu i samim tim sa njom naravno i prevodilac Tihana Trkulja. Dobar dan pre Dobar svega dan. i Dobar dobrodošli u dan. emisiju za Beograd, dobrodošli u Beograd i u Srbiju pre svega. Benvenuta in Serbia, Belgrado. Hvala. Kako ste? Come sta? Very good. Veoma dobro, dobro. Evo na samom početku All'inizio. da negde objasnimo našim gledalcima Sono povodom čega sperando je al pubblico izložba così i kada tutti će biti otvorena, te ja sam passerà rekla questa 14. mostra juna, e ali quando reciteci nam sarà šta će posetioci inaugurata moći da vide. dobbiamo dire che già è inaugurata e che cosa può vedere il pubblico. Bene. La mostra Luce e Storia del Design Italiano è stata già inaugurata ed è aperta all'Istituto Italiano di Cultura. Nasce dall'idea di fare vedere un po', aspetti tradizionali e aspetti più innovativi del design italiano. Izložba Sjaj velikana italijanskog dizajna je otvorena u Italijanskom institutu za kulturu i otvorena je do 14. juna. Ideja je da se prikaže tradicija i da se spoji sa sadašnjim, sa modernim vremenom. Da, možemo li da kažemo, izvolite. L'idea nasce anche dall'occasione che è i 90 anni della sede dell'ambasciata d'Italia a Belgrado e quindi la mostra si compone di due sezioni, una che risale a 90 anni fa e una invece più attuale. Ideja za ovu izložbu potiče upravo od toga što se obeležava 90 godina zgrade ambasade Italije u Beogradu. Naša izložba se sastoji iz dva dela. Prvi deo jesu upravo slike iz 1926. godine, dakle pre 90 godina, a drugi deo izložbe je nešto moderniji. Nešto moderno. La prima sezione, che è quella che risale a 90 anni fa, mette in mostra dei disegni originali di due famosissimi architetti italiani, Gio Ponti e Tommaso Buzzi, che sono stati i vincitori 90 anni fa di un concorso, che era stato indetto per trovare lo stile tipico di una ambasciata ideale all'estero, di un'ambasciata italiana all'estero, e quindi abbiamo i disegni dei mobili di questi due grandi maestri. Prvi deo izložbe čine upravo crteži, nacrti dvojice italijanskih arhitekata, Gioa Ponti i Tomasa Buzia, koji su pobedili na konkursu koji je bio raspisan za opremanje idealne ambasade u inostranstvu. Da, evo mi imamo prilike da pogledamo malo i fotografije. Jel se o tim Abbiamo, fotografijama se radi, si jel tratta di tako? queste fotografie, no? Sì, allora queste Da. sono fotografie della seconda sezione, diciamo così, della mostra, che è quella della modernità e che ci mostra delle lampade in design che sono famosissime in tutto il mondo e che hanno fatto un po' la storia del design e del design anche dell'illuminazione soprattutto. Ovo što sada vidimo jeste upravo drugi deo izložbe. U pitanju su lampe, veoma moderne lampe poznatih dizajnera u čitavom svetu, a one čine takođe i istoriju italijanskog dizajna. Sono tutte lampade prodotte da aziende italiane. Alcuni designer non sono italiani, ma sono designer stranieri che usano lavorare in Italia. E sono tutte fatte anche con materiali innovativi e alcune sono tanto famose che già 40 anni fa avevano vinto dei premi internazionali come il Compasso d'Oro. Sve ove lampe su proizvedene u italijanskim kompanijama, međutim dizajneri su neki su stranci, neki su italijani, ali uglavnom su se svi usavršavali u Italiji. Takođe koristili su vrlo inovativne materijale. Neke od ovih lampi su postigle veoma veliki uspeh, da su čak i pre 40 godina osvojile neke od prestižnih nagrada, među kojima je i Zlatni šester. Opa, dobro, baš lepa i interesantna priča i moderna u Una isto vreme. bella, interessante, Možete moderna li mi storia, reći visto che si zašto tratta je u Italiji Ci dizajn chiede na tako perché visokom l'Italia nivou i usa il koristi design se svakodnevno u a un životu? livello molto alto ed è usato nella vita quotidiana. Sì, questa è una domanda molto interessante.
Il design italiano, che è famoso nel mondo già da 100 anni, ha delle particolarità. Sicuramente il motivo principale per cui i designer italiani sono così famosi è la convivenza continua con la storia dell'arte in cui si vive in Italia. Jeste ovo veoma interesantno pitanje. Italijanski dizajn je veoma poznat još od pre 100 godina i sigurno je prvi razlog tome upravo to što se on stapa stalno sa istorijom umetnosti. Gli architetti e i designer sono comunque personalità di ampia cultura, oppure sono anche pittori, che hanno prodotto questi disegni sulla scia appunto dell'interiorizzazione di tutta questa bellezza che abbiamo la fortuna in Italia di avere intorno a noi. Upravo same te arhitekte i dizajneri su ličnosti velikog obrazovanja, oni su ponekad i slikari i oni su proizvodili sve te svoje predmete upravo po ugledu na svu tu lepotu koju na svu sreću imamo prilike da vidimo oko nas u Italiji. E c'è anche da dire che in Italia le aziende sono sempre state molto all'avanguardia per l'utilizzo di materiali innovativi e hanno lavorato in genere molto bene con questi designer che apportavano la creatività e da questo connubio nascono queste opere che sono sia belle sia funzionali. I dodala bih još da su uvek italijanske firme bile avangardne i uvek su koristile inovativne materijale i dobro su sarađivali sa dizajnerima koji su uvek unosili kreativnost u sve što su radili, tako da su svi predmeti u isto vreme i vrlo lepi i vrlo korisni i funkcionalni. Da, možemo li da kažemo koje Da još su imali aktivnosti ima dio Italijanski institut kreativita za kulturu u all'Istituto Beogradu ovih Italiano dana? in questi giorni. L'Istituto Italiano di Cultura ha come missione principale e tutti gli istituti italiani di cultura nel mondo, quella dell'insegnamento della lingua italiana e quindi anche noi abbiamo corsi di italiano che si svolgeranno anche in estate, corsi intensivi. Pre svega, misija Italijanskog instituta za kulturu jeste podučavanje jezika, tako da ćemo i ove godine preko leta imati intenzivne kurseve jezika. Sempre nell'ambito linguistico, abbiamo anche una biblioteca molto fornita, che ha 14.000 titoli, da cui si possono prendere in prestito i libri, e abbiamo anche un cineforum settimanale molto seguito con la cinematografia attuale italiana. Također mi u okviru našeg instituta imamo veliku biblioteku koja broji oko 14.000 naslova, tako da svi posetioci, odnosno oni koji su učili biblioteku, mogu da pozove knjige. Također nedeljno organizujemo i projekciju filmova, savremenih italijanskih filmova. Poi l'istituto partecipa in collaborazione con le istituzioni serbe e con tutti i festival che ci sono, di cui mi piace dire, io sono arrivata da molto poco a Belgrado e sono colpita dalla vivacità della vita culturale e dal numero di festival e dal pubblico che partecipa, tutti gli eventi sono pieni e quindi anche l'istituto collabora con tutte queste realtà. Italijanski institut za kulturu sarađuje sa mnogim institucijama u Srbiji, sa mnogim festivalima i ja bih samo želela da dodam da sam od skoro u Srbiji, ali sam zaista zapanjena toliko bogatim kulturnim životom, toliko ima mnogo mladih ljudi koji se interesuju za sve te događaje i očarala me sva ta živahnost. Da, mi smo ponosni zaista Siamo na fieri tu di sentire informazione. questo, Sì, sì, orgogliosi. sì. E poi per l'autunno stiamo preparando altri grandi eventi. Avremo la settimana della lingua italiana e la settimana dell'enogastronomia, che sarà molto importante, per i quali stiamo preparando eventi che sono un po' una sorpresa.
A opet za jesen pripremamo nove događaje, dakle imat ćemo nedelju italijanskog jezika, također imat ćemo i nedelju enogastronomije koja je veoma važan događaj, a također još mnogo drugih događaja koji su iznenađenje. Meni ovako ostaje da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu koje ste izdvojili za emisiju za Beograd. Nadam se da ćete se lepo provesti u Beogradu. I eto da pozovemo sve Beograđane još jednom da posete izložbu koja je otvorena do 14. juna, ako se ne varam. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala. Hvala i vama. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta gledamo reklame koje, ja kažem, uvek kratko traju, zato ostanite uz emisiju za Beograd. Brzo se vraćamo i pričamo o jednoj interesantnoj knjizi.